Eccoci, buonasera a tutti. Diamo qualche secondo di tempo affinché la gente possa connettersi. Ok, allora in questo video, in questa diretta, andiamo a vedere quali sono tutti i vantaggi di svolgere network marketing online. Di recente ho pubblicato un articolo sul blog Network Marketing Manager, che appunto trattava questo argomento. Ho visto che c'era parecchio interesse e alcune persone mi hanno anche chiesto se potevo fare un video magari per chiarire insomma, alcuni punti appunto dell'articolo. Ok, un secondo che scrivono che non tutti riescono ad accedere alla diretta. Ok, bene. E adesso io non riuscirò a vedere i commenti perché sono in condivisione, quindi magari a metà mi fermo, a metà presentazione mi fermo per vedere i primi commenti e poi dopo, a fine presentazione, vediamo le ultime domande. Allora, sicuramente avrete già sentito da qualche anno in qua affermazioni del tipo che il network marketing online nel futuro, che non si può più fare questo business, no? Senza usare internet. E quindi, in parole povere, ci sono adesso queste scuole di pensiero che affermano che assolutamente non si può fare questa attività se non si avvale di strumenti sul web. Bene, intanto vi invito, se vi interessa l'argomento, se avete persone alle quali potrebbe interessare, di condividere questa diretta, oppure anche di condividere il video se lo guardate in differita. Quindi, in questo webinar, infatti, andremo a vedere andremo a mettere a confronto quello che è il network marketing online con il network marketing offline, in modo tale da vedere quali sono i vantaggi e gli svantaggi di entrambe le scelte. Quindi, voglio chiarire fin dall'inizio, non andremo a parlare concretamente di come fare il network marketing online, perché l'obiettivo di questa presentazione sarà quello di fornirti, diciamo, una visione più possibile obiettiva di come sarà la tua vita lavorativa se inizierai a fare network marketing, appunto, online. Purtroppo la maggior parte dei networker, infatti, non hanno mai abbandonato quella mentalità da dipendenti e spesso dicono ai propri sponsor, dicono, tu dimmi che devo fare e io lo farò, no? Ovviamente carichi e pieni di entusiasmo, soprattutto all'inizio. E questi neo networker non si pongono, diciamo, domande di alcun genere perché appunto hanno questa mentalità da dipendenti. Certo, avere fede, seguire i consigli del proprio mentore, perché lo sponsor è il proprio mentore,
quindi seguire i consigli di chi ha più esperienza, no? E credere in quello che appunto si è iniziato a fare è certamente una cosa buona, è un'ottima cosa, è un elemento assolutamente fondamentale, no? Non si può iniziare questo business senza crederci. Ma in realtà, se andiamo comunque a vedere, se andiamo a vedere le persone che hanno successo, no, in questa industria, vediamo che sono quelle persone che a un certo punto cercano in un modo o nell'altro di contraddistinguersi. Sono persone che spiccano appunto sulle altre, spiccano dalla massa. E qual è la prima cosa che tu devi fare se vuoi distinguerti? Se anche tu vuoi distinguerti dal resto dei networker? Beh, innanzitutto dovresti smetterla di seguire il gregge e renderti conto che bisogna realmente capire a fondo il business che tu hai intrapreso. Quindi, se vuoi, diciamo, poter craccare quello che è il tuo codice, perché alla fine vedremo anche in questa presentazione che non esiste il codice universale del successo, se vuoi craccare quello che è il tuo codice per il successo in questa industria, nel network marketing, devi conoscere a fondo ogni aspetto e ogni sfumatura del business. Ed è anche il motivo per cui tu in questo momento, no, stai guardando questa presentazione, perché tu vuoi capire bene quali sono i vantaggi e gli svantaggi, no, di fare network marketing online. Prima di tutto, però, dobbiamo rispondere alla domanda principale, e cioè cosa vuol dire fare network marketing online? Che molte persone decidono, no, di cimentarsi in questo campo, ma non sanno nemmeno bene che cosa vuol dire fare network marketing online. E qui, a tua grande sorpresa, ti devo dire che per certi versi possiamo dire che il network marketing, il multilevel marketing online, in realtà non esiste. Cioè, alla fine è solamente uno strumento, o meglio un canale che tra l'altro è estremamente vasto, che appunto il networker potrebbe sfruttare per sviluppare il suo business. Quindi il web è un canale estremamente vasto. Quindi le leggi fondamentali, quelle che regolano sia il network marketing online che quello offline, diciamo, no, quello tradizionale, quello che c'è da 60 anni in qua, sono le stesse. Quindi questo è molto molto importante da capire. Quindi le leggi fondamentali, delle basi, sono le stesse, sia che tu faccia network marketing online che network marketing tradizionale. Quindi in entrambi i casi tu che cosa stai facendo? Tu stai cercando di posizionare un prodotto oppure un servizio sul mercato, no? E stai cercando appunto di venderlo. Quindi online e offline sono dunque due mezzi differenti che ti possono portare entrambi allo stesso obiettivo. Quindi entrambi i metodi di lavoro hanno sia dei vantaggi che degli svantaggi, che possono anche variare, adesso vediamo anche questa presentazione, da persona a persona, appunto, da quelli che possono essere i propri punti forti o deboli. Io so che tu vuoi una definizione, no? Tutti vogliono una definizione. Quindi possiamo dire che fare network marketing online vuol dire costruire un'organizzazione di clienti, di collaboratori, sfruttando tutto quello che la rete internet, no, ci può offrire. Ti ho già detto, no, che il web è veramente vasto, e quindi in realtà qualsiasi altra definizione più specifica, diciamo, sarebbe stata in realtà molto molto limitata. Comunque sia, non ti preoccupare, rilassati, perché dopo aver letto, no, scusami, dopo aver visto questo video, avrai decisamente le idee più chiare. Quindi, perché è importante che tu rimanga fino alla fine di questa presentazione, sia che tu lo guardi adesso in diretta oppure poi in differita? Perché dopo aver scoperto, diciamo, quali sono i pro e quali sono i contro, insomma, di questo canale che è il web, tu potresti in realtà scoprire che non devi fare network marketing online, che per te non è adatto, e viceversa, no? Potresti scoprire che in realtà non è adatto per te fare network marketing senza utilizzare il web. Quindi, se tu non capisci quelli che sono i grandi vantaggi del fare l'attività di network online, in realtà potresti anche
ritrovarti incastrato in un sistema di lavoro che in realtà è obsoleto e magari è completamente sbagliato per quello che sono poi i tuoi punti di forza. Ed è quello che purtroppo capita veramente a molte persone. E come ti dicevo anche viceversa, potresti in realtà scoprire che tu non sei adatto a svolgere questa attività sfruttando, diciamo, per lo più gli strumenti del web. In 60 anni, però, bisogna comunque dire che 60 anni di network marketing offline sono nati molti metodi di lavoro, alcuni sono buoni, decisamente, alcuni hanno ottime basi, hanno dimostrato che funzionano, però molti altri sono errati e la realtà è che non ti porteranno nulla di buono. E poi diciamo sempre che quando passa del tempo, anche strategie che magari in passato funzionavano, col tempo diventano obsolete, insomma, è una legge generale della natura. Infatti, oggi possiamo vedere, potrai magari, purtroppo magari hai avuto anche tu esperienza personale, che seguendo molti metodi di lavoro, diciamo, tipici del network marketing offline, quelli che sono imposti negli ultimi 50-60 anni, molte persone, soprattutto diciamo negli ultimi 10-15 anni, quando questi metodi sono diventati abbastanza obsoleti, molte persone hanno perso amici, hanno avuto litigi in famiglia e queste persone sono decisamente demoralizzate e sono sentite inadatte a questa attività. Proprio perché, come ti dicevo, insomma, le cose cambiano col tempo e spesso anche le strategie che magari in un passato funzionavano, oggi possono non funzionare più, o almeno non come funzionavano in passato. Quindi se tu adesso ti metti, diciamo, a combattere, si inizia a fare questa avventura, no? Senza aver prima studiato il terreno, le probabilità che tu possa fare le scelte sbagliate ovviamente si moltiplicano. Quindi è giunto adesso il momento che tu abbia un po' di chiarezza riguardo al network marketing online e di conseguenza anche quello offline, perché li metteremo a confronto. Bene, sei pronto a sciogliere i tuoi dubbi come neve al sole? Vedo intanto se ci sono dei commenti. Ok, ciao ragazzi, ciao a tutti. Dopo, se sono domande, le andiamo a vedere. Bene, quindi iniziamo. Ecco, nuovamente chiedo prima di proseguire, di compensare, no, la fatica che mi è costato preparare queste slide, vedremo che sono un pochettino, con una condivisione di questa diretta oppure anche del video, no, se lo guardi poi in differita. E andiamo a parlare, diciamo, del primo grande punto in cui andiamo a confrontare network marketing offline con il network marketing offline. E credo che sia probabilmente il punto principale che riguarda le abilità tecniche richieste. Perché noi sappiamo che il modello di business del multilevel marketing, da quando è nato, è proprio nato con l'idea di coinvolgere chiunque desideri arrotondare lo stipendio. Quindi proprio l'idea è stata quella che chiunque, anche la casalinga, anche chi fa già un lavoro, chiunque possa guadagnare qualche soldo in più proprio condividendo con amici, con parenti, così è nato all'inizio, insomma, questi prodotti in modo tale da poter guadagnare qualcosina. Quindi le abilità tecniche, scusami. Quindi le parole d'ordine fin dall'inizio, da quando è nato questo modello di business, sono sicuramente state, no, la facilità, la semplicità e la duplicazione. Okay? Queste sono le tre parole d'ordine di questo business e le sentirai appunto da moltissime persone. E dal punto di vista tecnico, infatti, io oserei dire che tutto sommato il network marketing è il business più semplice che io conosca. Oggi, nel 2019, ci sono veramente moltissime opportunità, non c'è più, diciamo, la scusa di non riuscire a trovare un business, di non riuscire a trovare una nicchia, di non riuscire nemmeno anche a crescere personalmente, perché abbiamo tutti gli strumenti, abbiamo tante informazioni,
moltissime gratuite, abbiamo internet, abbiamo tutto e abbiamo tante opportunità, però c'è sempre anche di mezzo spesso no, l'ostacolo tecnico. Bisogna dire che invece il network marketing è veramente un business molto semplice, il più semplice che io conosca. Per questo motivo, possiamo dire no, che dal punto di vista tecnico, ok, sulla carta, a livello teorico, non sono richieste infatti abilità specifiche. Abbiamo tante storie di successo di persone, tutt'oggi, no, che senza essere degli ingegneri nucleari, no, riescono a sviluppare una struttura di network marketing. Chiunque, infatti, può prendere carta e penna, no, e iniziare anche con la lista nomi. E qui troviamo infatti il primo grande svantaggio del multilevel marketing online. Perché abbiamo subito un paradosso con questa, diciamo, no, con questo mantra da 60 anni in qua del network marketing, che il network deve essere facile, duplicabile, semplice, eccetera. Perché nasce il paradosso? Perché in realtà per lavorare online sono richieste delle abilità tecniche. Cioè, ok, non ci sono dubbi su questo. Devi saper usare il PC, un tablet, uno smartphone, quello che è, insomma, è comunque bisogno di uno strumento che faccia da tramite, no? Tra te e appunto internet, il digitale. Spesso dovrai impostare un set per fare i video, perché dovrai farti vedere, no? In faccia, o anche un set per fare anche altri tipi di contenuti, dovrai aprire un blog, magari all'inizio no, ma dopo un po' dovrai aprirlo un blog, devi avere la tua casa online. Vorrei creare dei contenuti digitali, che appunto, come ti dicevo, sono o video o articoli, ok? Ma anche qui comunque bisogna, no, mettersi al computer, fare gli articoli, scegliere delle foto, pubblicare, cercare di scrivere bene, puoi fare degli audio, puoi delle infografiche, delle dirette, come queste che sto facendo adesso. Ci sono un po' di, ok? Sono richieste un po' di competenze tecniche. Quindi su questo non ci sono dubbi. Quindi, se sei in realtà una persona che ha litigato con la tecnologia, ok, buttarti completamente su online senza dubbi ti richiederà parecchi sforzi, ok? Perché hai una curva di apprendimento, ok, importante. Quindi, se vuoi basare il tuo business principalmente sul web, c'è una marea di cose che dovrai imparare. Se in questo momento sei, le tue competenze sono prossime allo zero. Vediamo invece quelli che sono i vantaggi. Ok, allora, per quanto comunque sia ti abbiano detto che il business di network marketing sì, deve essere semplice, il più semplice possibile, deve essere duplicabile, deve essere facile, eccetera, in realtà ti hanno comunque detto una mezza verità. Perché, certo, io dico sempre, laddove possibile ci semplifica, ok? Quindi dove è possibile semplificare, ci dobbiamo cercare di semplificare, è inutile che ci no, complichiamo la vita da soli. Ma la verità è che più competenze e abilità tu possiedi, che sia tecniche o non tecniche, più probabilità tu hai di scalare il piano marketing. E per abilità, appunto, dicevo, non solo tecniche, quindi anche mentali, però anche tecniche. E infatti, se tu ci fai caso, perché ti dicevo, ti hanno detto una mezza verità? Perché se tu ci fai caso, l'idea stessa di essere una persona facilmente duplicabile è abbastanza illusoria. Cioè, tu osserva i grandi leader a livello mondiale, ok? Ognuno in realtà è unico in qualcosa e ha abilità tecniche o non difficilmente duplicabili. La persona stessa, l'individuo stesso, con il suo nome, col suo cognome, non è duplicabile, cioè è unico nel suo genere. Dunque è innegabile che chi impara ad usare gli strumenti di marketing che appunto sfruttano il canale digitale avrà un vantaggio competitivo non indifferente. Ok? Quindi vedi che come uno svantaggio al tempo stesso è anche un vantaggio. Passiamo al secondo punto. Secondo punto di confronto tra network marketing online e offline. Che è quello di acquisire contatti clienti. Ovviamente parliamo di un punto centrale, insomma, qualsiasi business, che sia network marketing o no,
questa è la linfa vitale. Infatti, fin dagli albori dell'industria del network marketing, se noi ci pensiamo, la fonte principale di contatti per alimentare questo business cosa è stato? La lista nomi, ovviamente, no? Ma tra poco vediamo che questa fonte di contatti ha comunque una serie di svantaggi che possono danneggiare in realtà in parte il tuo business. E vediamo subito qual è il vantaggio. Okay, se tu fai network marketing online, come ti ho appena detto, la lista nomi può anche danneggiare il tuo business. Perché? Perché da un lato ha i suoi limiti, perché è limitata, alimentarla non è sempre possibile, pure se alimenta in maniera semplice, mentre il web, la rete, ti offre una miriade di canali per acquisire contatti. Il che comunque ci tengo a dire, no? Cioè tu potenzialmente col web, in effetti, puoi acquisire tantissimi contatti, cioè perché non hai confini, no? Hai tanti canali a disposizione. Però attenzione perché anche sul web tu dovrai comunque escludere, setacciare tramite un funnel online, cose che network marketing e network formula, quindi ha già visto, no, come si fa questo funnel online per il network marketing, in modo tale dunque voi dovete setacciare, comunque escludere tutta questa massa di contatti, in modo che poi solo il target corretto, che sono veramente interessate al vostro business, ai vostri prodotti, abbiano poi a che fare con te, ok? Altrimenti tu sì hai una miriade di contatti online, però rischi, no, di ritrovarti ad avere a che fare con gente sconosciuta e non interessata alla tua proposta. Questa è veramente la peggiore combinazione. Non solo sono sconosciuti, ma non sono nemmeno interessati alla tua proposta. Quindi il vantaggio è sicuramente che tu online hai dunque veramente hai una potenzialità di raggiungere moltissimi, moltissimi potenziali clienti e collaboratori, però comunque sia tu dovrai profilare questi contatti, ok? In realtà questa profilazione si fa sia che tu lavori online, offline, perché anche i tuoi amici, quelli della lista nomi, anche loro in realtà non è detto che siano interessati all'argomento, quindi tu dovrai anche offline dovrai fare questa profilazione. Ed è qui entra l'altro grande vantaggio del network marketing online, perché profilare i contatti online in realtà è molto più semplice, molto meno stressante, perché in primo luogo tu sei aiutato da piattaforme pubblicitarie che sono sempre più intelligenti, come Facebook, come LinkedIn, come Google, eccetera, che ti permettono di fare pubblicità rivolte a persone che hanno appunto, cioè, proprio di base determinati interessi. Quindi tu proprio parti magari targetizzando persone che hanno già determinati interessi. Inoltre, il web ti offre anche strumenti che ti permettono appunto di fare questa profilazione dei contatti in maniera automatica o quasi automatica, mentre lavorando solamente offline, questa cosa non la puoi fare, sei tu che devi fare da profilatore umano, se si può dire. Quindi, veramente, questo è il grande vantaggio dell'online, che tu hai una validissima alternativa alla lista nomi, ok? Perché la lista nomi è veramente uno strumento a doppio, un'arma a doppio taglio. Infatti, la lista può avere un enorme valore, io non lo sto diminuendo, ha un enorme valore, però, se tu sei un medico, se collabori, appunto, se sei un medico e magari vendi integratori alimentari, capisci che a quel punto tu hai una bellissima lista nomi che ha un immenso valore. Se sei già un imprenditore di successo, è una bellissima lista nomi. Se sei già un networker che è noto nell'ambiente, che ha conoscenze, hai una buona lista nomi, no? Quindi è anche molto soggettiva la qualità della lista nomi. Perché se tu hai zero esperienza di business, e nella tua lista nomi hai solo parenti, amici, colleghi, no? E conoscenti, che non hanno poi, tra l'altro, queste persone la minima voglia di fare questo business, non hanno uno spirito imprenditoriale, capisci che allora la tua lista nomi vale veramente, veramente poco, quasi zero. Quindi la lista nomi, come ti dicevo, è un'arma a doppio taglio, perché
è un metodo subdolo perché in realtà ti diranno, no, che dovrai aggiungere persone che non senti da 15 anni, dovrai cercare a rilacciare, no, rapporti con queste persone, però poi dopo già al primo appuntamento cadrà subito la tua maschera quando inizierai a parlare del tuo business. Quindi la gente non è stupida, la gente intuisce queste cose. E come ti dicevo, è anche un metodo obsoleto. Perché? Perché col tempo, in questi 60 anni di network marketing, ormai anche in Italia, cioè mezza Italia ormai è già finita nella lista nomi di qualcuno, di qualche distributore, quindi le purtroppo sono state dei networker che hanno seminato in maniera negativa prima di te. E questa cosa qua assolutamente non, diciamo, non fa alzare il valore della tua lista nomi. Esiste in realtà un metodo per lavorare bene anche con la lista nomi, diciamo una lista nomi discreta, una lista nomi povera. Questo metodo lo rivelo nella quinta lezione del corso del Network Formula, quindi chi di voi fa parte, sta già seguendo il corso, ha già visto di che metodo si tratta, ma comunque io, voglio essere onesto, comunque è un metodo di lavoro con la lista nomi che comunque richiede dedizione. Quindi abbiamo visto che in effetti ci sono una serie di vantaggi per quanto riguarda l'acquisizione di contatti e clienti se tu lavori online. Vediamo quelli che potrebbero essere gli svantaggi. Allora, gli svantaggi più evidenti sono che tu online hai a che fare con gente sconosciuta, che okay? Non sono i tuoi parenti, alcuni dei quali proprio per farti un piacere magari comprano il tuo prodotto. Sono persone sconosciute che non hanno la minima idea di chi tu sia. Quindi tu per poter, no, in qualche modo avvicinarti a queste persone, per poter diventare, diciamo, per queste persone una persona di cui si possono fidare, tu devi veramente creare molti materiali, perché queste persone devono essere esposte a materiali di marketing di varia natura, articoli, video, audio, insomma un po' i punti che abbiamo visto prima, quindi in un certo modo ci rilacciamo anche al punto di prima, lo svantaggio, cioè che devi avere un po' di abilità tecniche, ma non solo abilità tecniche, ma devi anche essere costante, okay? Devi essere costante nella creazione di questi materiali e inoltre devi anche sapere che genere di materiali creare, perché tu dovrai educare queste persone, dovrai quindi educarle a un sistema di credenze. E dovrai mostrare quali sono i tuoi valori, quindi creare il tuo personal brand, far vedere quali sono le tue idee, il tuo passato, eccetera. Tra l'altro, puoi leggere anche un articolo sul blog Network Marketing Manager in cui parlo di personal brand e contenuti, ok? Quindi come inserire anche contenuti, scusami, come inserire personalità nei tuoi contenuti. Credo che questo articolo ti può essere molto utile. Quindi questo è assolutamente fondamentale se tu vuoi iniziare a svolgere l'attività online. Quindi dovrai creare materiali online, dovrai educare le persone in modo tale che tu possa poi realmente acquisire contatti e trasformare poi questi contatti in clienti. Invece lavorando offline, diciamo che non è che hai sempre a che fare con conoscenti, puoi avere a che fare anche con sconosciuti, no? Ci sono tantissime strategie per avere delle fonti, diciamo, di traffico, quindi delle fonti di potenziali clienti anche con persone sconosciute e comunque offline, diciamo, anche quando non conosci una persona, ci metti molto meno tempo ad avere confidenza con questa persona, no? Perché dal vivo ovviamente la relazione si stringe molto più velocemente. E vediamo il terzo punto. Il terzo punto è la confidenza con il web e diciamo quella che è un po' un'abitudine a navigare online. Infatti io, osservando in questi anni molti miei studenti, osservando molti collaboratori, ho notato che il pubblico più adulto, diciamo, non è molto abituato a stare davanti ad uno schermo, no, per più di un quarto d'ora, per più di 20 minuti. O meglio, cioè non riescono a starci in maniera in modo attivo, no? Quindi a produrre qualcosa oppure anche a studiare. Ci stanno, diciamo, in maniera passiva, guardando qualcosa, guardando dei video divertenti. Ci sono poi anche i networker, no, che cercano di sviluppare il business network marketing online
utilizzando che cosa? Utilizzando uno smartphone. E questo è veramente è incredibile, perché questo non vuol dire lavorare online. Perché non è pensabile, cioè online non vuol dire che tu sei in giro col tuo cellulare, che i materiali di marketing che tu dovrai appunto creare, di cui abbiamo appena parlato, necessitano di concentrazione e dedizione, cioè non è roba buttata lì così in 2 minuti, ok? Magari ogni tanto ci può stare, ma tu devi anche creare materiali molto più coinvolgenti, e ci vuole molto più tempo e molto più sforzo mentale da parte tua. Quindi assolutamente c'è, cioè, non pensare che lavorare online sia col tuo telefonino mentre stai in giro. Quindi quando parliamo di predisposizione e abitudine, però è anche molto importante pensare anche all'altra parte, quindi anche ai tuoi potenziali clienti collaboratori. Quindi no, ci devi anche immedesimare. E quindi qui vediamo, no, appunto gli svantaggi, perché cioè, va detto che solo il 71% della popolazione, secondo dati Istat, no, ha utilizzato internet nel 2016. Ok? Vedi? Qui in figura c'è appunto il grafico. E come puoi vedere dal grafico, solo il 29% di queste persone ha acquistato qualcosa online negli ultimi 12 mesi. Aggiungici anche il fatto che online, no, quando tu proponi delle cose online, quando tu cerchino di sviluppare il tuo business, quindi tutte le tue strategie di marketing sul web, tu in realtà, no, cercherai a un certo punto anche di fare una vendita online con questa persona. Beh, ecco che sappi che comunque, ecco, abbiamo visto, no, qui che solamente il 29% ha fatto acquisti online, e inoltre chi acquista online, e lo fa per la maggior parte dei casi da colossi come Amazon, come eBay, come MyProtein, okay? Proprio perché questi brand danno molta più fiducia alle persone. Ma questo è giusto un dato proprio per dirti che online, diciamo, i tuoi potenziali clienti collaboratori ancora non hanno questa confidenza con l'online, ecco. Okay? E quindi per te che magari intendi svolgere l'attività completamente online, questo è un dato che dovrai assolutamente tenere in mente, perché se i tuoi potenziali clienti poi online non ci sono, ti perdi una grossa fetta di mercato. I vantaggi quali sono, d'altro canto? Che se tu sei giovane, una persona giovane, o comunque se tu cerchi di attirare dei giovani, no? Online è il luogo ideale, perché i giovani hanno invece proprio il problema opposto, diciamo, dei più anziani, perché non si staccano dalla tecnologia della rete. Tra l'altro è stato anche il motivo per cui io nel 2011, no, ho deciso di provare a guadagnare online, perché stando molto su internet un giorno poi mi sono chiesto perché anch'io non provo a guadagnare e monetizzare il mio business di network marketing, no? Anziché perdere tempo magari su giochi online e poi cercare di fare network marketing offline. Ho capito, no, appunto, che potevo utilizzare questo web, scusami, questo canale per guadagnare. Quindi anche molti giovani di oggi potrebbero avere la stessa idea. Inoltre, un altro grande vantaggio è che se andiamo a vedere il trend dell'uso di internet, ovviamente questo è in continua crescita. E chi oggi inizia a creare la propria presenza online sarà decisamente avvantaggiato quando poi questi che sono i giovanissimi di oggi inizieranno anche a interessarsi seriamente al guadagno online. E quando poi dopo anche, poi non solo i giovani, ma anche quando i più adulti, tra 4, 5, 6, 7, 8 anni, inizieranno anche loro, no, ad alfabetizzarsi, no, ad usare internet. Quindi, anche se adesso non ci sono molte persone, se tu inizi già adesso a creare la tua presenza online, potresti avere i vantaggi tra qualche anno, vantaggi non indifferenti. Il quarto punto di confronto è la velocità. Perché stando online ti accorgerai che le cose girano veramente tutt'altra velocità. Cioè, confronta la velocità con cui viaggiano un'email e confrontala con quella con cui viaggia una cartolina postale, no? Incredibile. Ecco, il rapporto è lo stesso, ok? Facendo infatti network marketing online, il tuo messaggio
può raggiungere i destinatari molto, molto, molto più velocemente. Tu basta che vedi cosa accade, no? Ecco, qui vediamo da questo grafico che cosa accade in, non mi ricordo se era in 60 secondi, no, scusami, forse in 60 minuti. Ah, no, c'è scritto questo, in 60 secondi. Vedi cosa accade dunque in un minuto sul web, no? Cioè, un milione di persone si loggano su Facebook, insomma, accadono veramente moltissime cose, tutte cose a velocità incredibili, no? E l'altro, dunque, grande vantaggio qual è? Che, quindi il primo ovviamente è la velocità. Il secondo, sempre in parte collegato con la velocità, e adesso ti faccio un esempio per fartelo comprendere. Cioè, se tu hai scritto un articolo, no? Se tu hai scritto un articolo sul tuo blog, che magari parla di, non so, di lavorare da casa, e hai un po' di abilità tecniche, quindi sai come posizionarlo su Google, quindi sai un po' lavorare con quello che viene chiamata la SEO. E quando le persone cercano la parola lavorare da casa sul motore di ricerca Google e il tuo articolo esce tra i primi, beh, il tuo messaggio potrebbe ricevere mediamente 10.000 visualizzazioni al mese. Capisci di cosa parliamo? Ovviamente l'articolo deve essere poi dopo scritto in maniera strategica per portarti dei risultati, e in una lezione del corso dentro la formula io ti faccio vedere, no, come strutturare gli articoli per il network marketing. Beh, capisci comunque che con così tante visualizzazioni, con un articolo ben scritto, tu potresti veramente convertire queste visualizzazioni in contatti, e poi potresti convertirli in clienti o collaboratori, cioè nel giro di pochissimi giorni. Capisci di che potenzialità stiamo parlando? Tutto questo te lo permette appunto la rete. Sempre, certo, ci vogliono anche le abilità, ovviamente, però insomma, hai veramente un'autostrada. L'estrema velocità, no, di internet ti aiuta poi anche in altre fasi di tutto il processo lavorativo, perché ti permette poi dopo anche di formare la tua rete molto più rapidamente. Ti permette anche a te di formarti più rapidamente. E poi pensa anche chi abita lontano da te, magari hai struttura in vari posti d'Italia o d'Europa. Grazie ad internet non ci sono più frontiere di questo genere. È un po' come teletrasportarsi, veramente. Quindi è possibile, assolutamente, è possibile costruire strutture enormi in pochissimo tempo. Quindi se già il network marketing è un effetto leva, okay, perché fa leva sulle persone, fare network marketing online è come fare leva sull'effetto leva. Quindi potrebbe diventare, con le giuste capacità, con le giuste strategie, potrebbe diventare un effetto valanga. Quali sono però anche gli svantaggi? Beh, gli svantaggi ci sono. Okay, perché non è tutto rose e fiori, non è che una cosa più veloce vuol dire che è per forza meglio. Inoltre, il fatto di possedere, no, una Ferrari non fa di te in alcun modo un campione di Formula 1. Possedere una Ferrari potrebbe anche essere pericoloso se non sai guidare. Quindi, anche se il web ti offre la reale possibilità, no, di creare un impero nel network in pochissimi mesi, per riuscire a farlo tu devi essere molto, ma molto abile e competente. Te l'ho già anche sottolineato poco fa. E qui, attenzione, perché non parlo più solo di competenze tecniche, che ci vogliono ovviamente, assolutamente, no? Ma ci vogliono anche altre abilità, che okay? Ci vuole anche concentrazione, quindi devi essere concentrato, devi avere il focus, devi avere dedizione, devi avere anche passione in quello che stai facendo. E devi avere anche soldi, perché sì, anche online, cioè non è che online sia il paese dei balocchi in cui tutto avviene senza spendere soldi, no? Anche online, comunque, se tu vuoi velocizzare, se vuoi creare questo effetto valanga, oggi nel 2019 e non nel 2009, quindi non 10 anni fa, ci vogliono anche più soldi, proprio perché c'è anche più concorrenza. E non per ultimo, ci vuole ovviamente lo studio di una strategia di marketing vincente.
Inoltre, io ti dico che ho notato che molte persone, appunto, per molte persone questa elevata velocità potrebbe essere assolutamente controproducente. Perché se tu, appunto, non sei in grado di stare al passo di questa velocità, è certo che hai un serio problema. Perché come afferma Mark Taylor, che è un professore universitario, come afferma nel suo saggio Speed Limits, l'estrema velocità di internet potrebbe creare in certe persone frustrazione e senso di non avere mai tempo. Ok? Quindi noi poi sappiamo, no, che se uno è frustrato, non sta sereno, quindi se non si è tranquilli mentalmente, difficilmente poi si vedranno dei risultati. Ok? Quindi chi dovrebbe stare, a mio parere, lontano il più possibile da internet è quella persona che ha veramente problemi di concentrazione e di focalizzazione, perché internet non ti aiuterà, perché hai veramente distrazioni da ogni angolo. Quindi velocità veramente un'arma a doppio taglio. Da un lato per certe persone può essere uno strumento incredibile, per altri potrebbe essere una trappola mortale. Oppure per chi ha problemi di concentrazione e focalizzazione, prima magari di buttarsi solo online, consiglio di risolvere questi problemi. Il quinto punto riguarda la fidelizzazione. In pochissimi si rendono conto che questo qui probabilmente è il punto focale di un business di network marketing, perché la fidelizzazione del cliente e del collaboratore è la parte più importante di un business del genere. In un business di network marketing tu vai a percepire piccole commissioni, ma su multipli livelli e soprattutto ripetutamente nel tempo, no? Ecco, in un caso del genere capisci che la fidelizzazione dei clienti e anche dei distributori è di estrema importanza, veramente di estrema importanza, perché solamente da questa fidelizzazione può nascere, no, il famigerato reddito passivo. Se ti devi sbattere la schiena per guadagnare qualche briciolo di commissione e l'intera tua rete di clienti e collaboratori poi non ti genera questo fatturato ricorrente, in realtà tu hai costruito un castello sulla sabbia. Ok? E a quel punto, io veramente, cioè, se tu non sei in grado di fidelizzare i clienti, io ti consiglio di fare un altro genere di lavoro, un lavoro che magari ti permette di avere una buona commissione iniziale, un buon margine iniziale, e così dovrai sempre cercare nuovi clienti, però almeno a quel punto hai guadagnato qualcosa all'inizio. Ok? Nel network questo non è possibile, è il ragionamento opposto. Bisogna veramente creare una rete di clienti e distributori fedeli. Allora, svantaggi del network marketing online, proprio riguardo alla fidelizzazione. Sicuramente è molto più semplice creare un legame a livello proprio emotivo, emozionale, tramite incontri dal vivo, no? Agli eventi, gli appuntamenti dal vivo, gli appuntamenti a quattro occhi, eccetera. Perché? Perché l'ambiente che si crea durante questi eventi aziendali, tutta questa atmosfera euforica, no? Tutte le nuove amicizie che si stringono, no? E poi le continue testimonianze di successo, no? Di buoni risultati, dei prodotti, eccetera, creano quella, diciamo, quella solida struttura, no? Come il marmo. Tutto questo, tutti questi elementi che ti ho appena citato, riescono veramente a fidelizzare di molto le persone e creano quella solida struttura come il marmo. Perché l'ambiente offline è veramente capace di far diventare le persone dei fanatici del marchio aziendale, okay? Gente che farebbe tutto pur di difendere, no? Insomma, il brand aziendale e il proprio team. D'altro lato, quello che è un vantaggio del network marketing online è che anche online si può innescare un processo di fidelizzazione, non è che lo si può fare solo offline. Per certi versi si può fare una fidelizzazione più camuffata, però comunque devo dire che non è così facile farlo, okay? Quindi tocchiamo sempre il punto delle abilità tecniche, perché devi essere molto abile a padroneggiare molti strumenti che ti appunto ti permettono di fare il cosiddetto follow-up post-acquisto,
E se tu fai già parte del corso del Network Formula, sei uno studente, hai già visto nella lezione 26 di cosa parlo. Quindi, per chiudere questo punto, sicuramente la fidelizzazione offline è più semplice e quindi è sicuramente un punto a favore del network marketing offline. Online si può fare, certamente, ma ci vuole anche abilità. Vediamo invece la motivazione, perché anche la motivazione è importante nel network marketing. Perché la verità è che il successo è solo in parte questione di abilità. Anzi, addirittura possiamo dire che per la maggior parte il successo è frutto di abilità mentale, ok? Di stato emotivo, okay? Di motivazione. E non tanto di abilità intesa nel senso tecnico. Io in un articolo sul blog avevo pubblicato qualche anno, parlavo di questa signora della Corea del Nord, che è veramente un esempio di come la perseveranza, come la motivazione siano importanti in tutte le cose. Questa signora, che non aveva abilità tecniche, evidentemente era molto negata con la guida, è riuscita a prendere la patente dopo 900 tentativi. Quindi rendetevi conto, no, di cosa stiamo parlando. Quindi in realtà è anche una grandissima mancanza di abilità, può essere sempre in un certo modo, diciamo, sostituita da una motivazione importante, da uno stato emotivo importante. E quindi ci vuole perseveranza in un business di network marketing, è assolutamente fondamentale, ma per essere perseveranti ci vuole motivazione, no? Il famoso grande perché che c'è nel network marketing, di cui comunque si sente molto parlare. Quindi motivazione più perseveranza sono la realtà, poi alla fine la vera chiave del successo nel network marketing. Perché tutti noi affrontiamo, no, molti ostacoli, sempre, durante il percorso. E ci vuole sempre una buona dose di motivazione per riuscire a superare questi ostacoli. E qui possiamo dire che lo svantaggio del network marketing online è che quando a un tuo collaboratore si presenta un ostacolo, e se tu non ce l'hai comunque vicino, ma lavorate online e siete lontani, tu non potrai dargli quella pacca sulle spalle, no? Non potrai organizzare la riunione settimanale e distrarlo, diciamo, dei suoi problemi. Quindi non riuscirai a fare team building. Perché comunque bisogna dire che il networker, quando diventa uno sponsor, diventa anche una specie di psicologo. Inoltre, un'altra cosa, quindi un altro grande svantaggio di lavorare online, è assolutamente importante da tenere in mente, che online, cioè per la maggior parte del tempo, tu devi lavorare da solo. Okay? Sei solo tu con il tuo computer, siete soli soletti. Perché tu dovrai creare articoli, dovrai preparare video, dovrai scrivere email, messaggi, eccetera. E tra l'altro li dovrai fare con una certa costanza, perché ci vuole anche la costanza, come abbiamo visto, no? Quindi per fidelizzare online devi fare un lavoro di follow-up importante. E capisci che questo non tutte le persone riescono a fare questo lavoro. Personalmente conosco moltissime persone che farebbero di tutto pur di lavorare da soli, no? È che online, se tu vuoi fare un articolo, come leggere un libro, come leggere il libro lo leggi da solo, non lo leggi con gli altri. L'articolo lo scrivi da solo, non fate un articolo tu, insieme a un'altra persona in diretta Zoom. D'altro canto, abbiamo però anche un vantaggio, sempre relativo al punto di motivazione, perché grazie ad internet tu puoi trovare molti mentori digitali. Quindi anche al di fuori dei tuoi confini nazionali. Tu non sai quante persone mi hanno contattato, mi hanno detto: ma io ho il mio sponsor che non è capace, mi ha abbandonato, eccetera, e io non so che fare. E per fortuna adesso, grazie al digitale, non è detto che il tuo mentore debba per forza essere il tuo vicino di casa, proprio perché tu magari non hai la fortuna di avere un buon mentore come vicino di casa. Quindi tu puoi avere mentori digitali in realtà anche al di fuori dei confini nazionali. Infatti, ascoltando podcast,
guardando video, anche mentre fai anche altre attività, seguendo seminari online, in realtà tu puoi riprogrammare il tuo cervello e questa cosa ti aiuta poi a motivarti in continuazione. Quindi mentre fai jogging, mentre cammini, mentre cucini, puoi ascoltare podcast, puoi guardarti video in modo tale magari di ascoltare storie di successo, ascoltare consigli e tutto questo, anche senza accorgertene, credimi, ti dà una motivazione incredibile. Forse la motivazione è migliore, perché se tu lo fai di continuo, in effetti in questo modo riprogrammi il tuo cervello. Ed è anche stato uno dei motivi per cui io ho creato, no, il podcast Network Marketing Manager, proprio perché io stesso in passato ho ricevuto, per me ascoltare podcast è stato veramente un game changer, no? Mi ha veramente cambiato completamente. Quindi nuovamente, insomma, per chiudere il discorso, qui dipende anche veramente dal carattere della persona, ok? Quindi anche il punto motivazione può essere visto in base al tipo di carattere che uno ha. Se una persona con la quale vuole stare in compagnia, online è veramente lavorare online è un punto di svantaggio. E in ultimo vediamo i costi, ok? Il settimo punto riguarda i costi. Infatti, per molti anni si è diffuso, no, il mito che l'attività di network marketing non richiede investimenti, quindi è tutto gratis. Ovviamente questo è un mito, non a caso ben radicalizzato, perché molti, scusami, si sono scandalizzati dopo che hanno visto il mio video, un video in cui avevo fatto tempo fa, in cui dicevo che in realtà i clienti, i collaboratori si comprano. Questo molti sono veramente scandalizzati, dicendo: ma cosa stai dicendo? Eccetera. Non hanno capito che in realtà è un costo, ok? Perché è un costo? Perché o tu investi del tuo tempo, che comunque è denaro, ok? Perché il tuo tempo è denaro, perché c'è il famoso costo opportunità. Capisco che per chi non ha studiato economia non capisce cos'è il costo opportunità, è che tu in un'ora che impieghi in un determinato una determinata attività, in realtà hai il costo opportunità, cioè tu perdi anche del potenzialmente dei soldi che avresti potuto investire in un'altra, quel tempo potresti potuto investirlo in un'altra attività, ok? Quindi tu hai sempre dei costi e quindi in realtà tu i clienti collaboratori li compri in un modo o nell'altro, o li compri pagando magari la pubblicità, che sia online, che sia offline, non importa. Oppure investendo del tuo tempo, quindi vai a fare volantinaggio, e in realtà è un costo in quel momento. Quindi quando una persona da questa tua attività di volantinaggio, per esempio, no? Dopo diventa un tuo cliente, però tu devi anche calcolare che hai speso dei soldi per averlo come cliente. Per questo io ho detto in quel video che i clienti e i collaboratori in realtà si comprano. Quali sono i vantaggi dunque riguardo ai costi? Guarda le tue spese, è che lavorando online tu puoi risparmiare veramente molti soldi, sia direttamente, quindi direttamente intendo con la pubblicità, proprio perché online la pubblicità costa relativamente poco in questo momento in Italia, ancora, ma anche indirettamente, da un lato anche da un lato proprio per la velocità che abbiamo visto come punto di vantaggio nel network marketing, perché risparmi molto sugli spostamenti. Ok, se adesso avessi dovuto fare questa presentazione dal vivo, mi sarei dovuto muovere, sarei dovuto andare a un seminario, eccetera, eccetera, no? Quindi una giornata probabilmente sarebbe andata via. Quindi risparmi molto sugli spostamenti, sugli alberghi, tutte le varie spese accessorie, tempo proprio in generale, okay? Essendo offline un canale più lento, ovviamente tu consumi più tempo e quindi e più costi proprio a livello di tempo. Quali sono gli svantaggi? Ci sono anche degli svantaggi che forse in questo momento come costi non si percepiscono, ma magari col tempo inizieranno a percepirsi di più. Solo perché il tuo business è su internet non vuol dire che tu devi spendere 0 euro, okay? Ci sono comunque dei costi. Hai delle spese di hosting, spese di autoresponditore. Hosting, c'è proprio il tuo spazio, no? Online, in cui ci sarà il tuo sito web, autoresponditore per mandare i messaggi automatici via email,
magari autorisponditore anche per Messenger, se utilizzi anche il Messenger come canale di comunicazione, dovrai delegare parte anche del tuo lavoro dopo un po', perché non potrai fare tutto tu, magari tu non sei bravo a fare tutto, no? Dovrai concentrarti su certi aspetti del lavoro. Inoltre, considera che appunto con i bassi costi di ingresso chiunque può essere un tuo concorrente, quindi anche questo è un costo perché dovrai sempre anche tu investire in più. Idee più creative, investire più in pubblicità, per questo dicevo poco fa che anche i costi potrebbero, no, aumentare anche online. Quindi ci sono ovviamente i costi, però nella realtà che se dobbiamo considerare questo punto, metterlo veramente a confronto, beh, offline i costi in questo momento sono decisamente maggiori, a prescindere, no, dal punto di partenza di una persona. Quindi adesso ci avviamo verso la conclusione. Infatti, se sei riuscito a seguire attentamente il video fino a questo punto, avrai capito che nel 2019 la barriera che divide il network marketing online con l'offline è diventata veramente molto sottile, sottile come il filo di un rasoio. Abbiamo visto che per certi versi online può convenire di più per determinate persone, offline per altre persone. Però se tu dai un occhio, avrai visto che sono sempre dei pro e dei contro, no? di ognuna delle scelte, e spesso anche un pro può anche essere un contro al tempo stesso, tu stai capendo che in realtà magari per certi punti, per te, per certi punti è un pro lavorare online, e per certi altri punti per te è un pro lavorare offline, ok? Quindi capisci quanto sta diventando sempre più indispensabile usare entrambi i metodi di lavoro? Veramente. Io questo metodo di lavoro, quindi cercare di fondere laddove possibile online e offline, lo chiamo marketing mix, ok? Faccio proprio un esempio concreto. Sono tre video gratuiti, non so se tu hai già avuto accesso a questi tre video gratuiti, i tre video gratuiti di Network Formula, durante i quali io mostro come un mio collaboratore neofita tempo fa è riuscito ad iscrivere 9 distributori in meno di 2 giorni applicando proprio una strategia di marketing mix. Questa persona è una persona che tendenzialmente lavora, preferisce lavorare offline, però è riuscita, no, sia offline che online, veramente a chiudere il cerchio. Quindi che cosa vuol dire lavorare a fare questa strategia di marketing mix? Anche se tu adesso ti trovi meglio a lavorare offline, quindi non hai dubbi su questo, tu in realtà potresti utilizzare internet per una parte del lavoro, magari per catturare i contatti interessati alla tua opportunità di business, oppure al tuo prodotto di network marketing, e anche viceversa, ok? Potresti utilizzare l'offline per catturare il contatto, ma poi dopo chiudere la vendita tramite un processo online, no? Un processo di follow-up online. Quindi veramente diciamo, i due mondi si stanno fondendo sempre di più. Comunque, proprio per vedere quel caso studio, ti consiglio, se non l'hai ancora fatto, di accedere a questi tre video gratuiti che io metterò poi dopo nella descrizione sotto di questo video, in modo tale che tu possa, no, vedere proprio di cosa parlo, no? Come esempio. Bene, con questo termina questo webinar. Vedo se ci sono, nel caso, delle domande. Ok, non ci sono domande. In realtà c'erano un po' di domande di alcune persone qualche giorno fa che avevano appunto guardato proprio che avevano letto l'articolo. Ecco, un'altra cosa, tu potresti anche leggere l'articolo che ho pubblicato sul blog, in cui approfondisco anche un pochettino di più certi argomenti che abbiamo visto in questo video. Adesso non vedo domande, comunque potresti guardare anche l'articolo, perché se ci sono domande poi risponderò nei commenti dell'articolo. Bene, per ora è tutto, alla prossima, ciao!